il problema antropologico in prospettiva teologica, ma uno potrebbe chiedersi, emerge un problema antropologico, cioè una domanda sull'uomo dall'interno delle scienze? E beh, bisogna dire che certo che emerge, perché troviamo in molte riflessioni divulgative e non visioni precise della persona umana e anche risposte precise su cosa sia la persona umana. Su questo sfondo del deep field di Hubble vediamo che questa è un esempio di posizione e di soluzione del problema antropologico. È non accettabile da parte mia per vari versi, però questo è un modo con cui il problema antropologico viene suscitato dall'interno di un contesto scientifico. Chi è l'uomo? E si risponde in questo modo. Allora, l'uomo finalmente sa di essere solo nell'immensità indifferente dell'universo da cui è emerso per caso. Jacques Monod. Non è un esempio unico. Un altro esempio, Carl Sagan, si tratta in tutti e due i casi di scienziato, di un biologo e di un fisico con vocazione da divulgatore, però di un fisico. Il nostro pianeta è soltanto una insignificante macchiolina nella grande oscurità cosmica. In tutta questa vastità non vi è segno, non vi è alcun segno che qualcuno possa venire da qualche parte per salvarci da noi stessi. Vedete, lì dentro c'è un pensiero soteriologico, cioè c'è un pensiero salvifico, c'è un problema di salvezza, non c'è nessuno che può salvarci, ma c'è anche una visione immanente del problema salvifico, cioè salvarci da noi stessi. Cioè noi stessi ci poniamo il problema che abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi da non si sa che, forse da niente, perché sono le nostre proiezioni psicologiche, e in più ci diciamo che non, anche se fosse illusione questa, non dobbiamo neanche attenderci nessuno che venga a salvarci dalle nostre ansie psicologiche. Bene. E allora, in merito al rapporto con la razionalità scientifica, l'antropologia teologica è sollecitata ad esplicitare o a elaborare le risposte della rivelazione cristiana in due ambiti principali. Prima di vedere quali sono questi due ambiti, riepilogo sinteticamente qual è il metodo della teologia. La teologia ha le sue fonti, che sono sostanzialmente la rivelazione, cioè la Sacra Scrittura come letta e interpretata nella tradizione viva della Chiesa, e a partire da questa fonte la teologia elabora asserti, visioni, conclusioni, le quali hanno in prima istanza una valenza veritativa di coerenza all'interno della teologia stessa, quindi devono essere in accordo con tutto quello che la teologia insegna, ma anche devono essere asserti che in qualche modo devono soggiacere alla eventuale critica o eventuale confronto con altre fonti di sapere, altrettanto legittime come la teologia. Quali sono questi due ambiti principali dove la teologia è chiamata a spiegare qual è la sua visione dell'uomo? Allora, un ambito è la domanda sull'origine dell'essere umano, ovvero la ricostruzione del suo filum evolutivo nel panorama morfologico dei viventi, e questa la pone in dialogo, in confronto con la paleantropologia, la zoologia, biologia, genetica, scienze naturali in genere. E il secondo ambito invece è la domanda sull'identità dell'essere umano. Questa la pone più in dialogo con la psicologia, la neurologia, l'antropologia culturale e le scienze umane in genere. Cosa vuol dire la domanda sull'identità? Cioè la spiegazione della sua singolarità emergenza sul resto della natura. Singolarità emergenza vuol dire semplicemente che nell'essere umano troviamo una fenomenologia che è sostanzialmente diversa da quella degli altri animali. C'è la domanda se è totalmente riconducibile o meno, però ci troviamo di fronte a una certa emergenza. E anche alla ipotesi di una dimensione che trascenda la materia. Io qui non introduco ancora il termine spirito perché non è ancora il momento, però questa dimensione che trascende la materia e che rapporto può avere con la materia di cui l'essere umano è fatto. Bene, una precisazione, la risposta sull'origine, cioè la prima, non è necessariamente foriera di risposte esaustive sulla seconda.
Perché faccio questo tipo di precisazione? Perché a volte, specialmente nel linguaggio comune, nella divulgazione scientifica, sembrerebbe quasi che quando si conosce perfettamente l'origine di qualcosa, allora si è anche in grado di dare una risposta esaustiva sulla verità di quella cosa, su che cosa sia. Cioè, siamo abituati a un pensiero forse un po' troppo eziologico, cioè nel senso che andando alle cause sappiamo poi tutto. Nel caso dell'essere umano questo è un po' meno vero, eh? Tutti quanti noi, alcuni anni fa, chi più, chi meno, eravamo soltanto una cellula e c'è stato un momento in cui eravamo formalmente una cellula e di una cellula si sa quasi tutto. Adesso poi qualche biologo mi dirà, no, in realtà si sa molto poco, d'accordo, però cioè, voglio dire, però sappiamo insomma, di che cosa è fatta, possiamo stare lì a contare i geni del nucleo, il protoplasma, vedere come è fatto e tutto quanto. Allora, dalla conoscenza di quella che è l'origine, non deriva la conoscenza esauriente di chi è ciascuno di noi, che evidentemente è un'eccedenza di informazioni che non sono presenti, non erano presenti in quella cellula. Vabbè, questo è un esempio così, un po', se può servire. Allora, in merito al rapporto con l'antropologia filosofica o con la filosofia in generale, la rivelazione è chiamata a confrontarsi con i contenuti del problema antropologico, espressione che in filosofia indica la presenza di importanti questioni. Cioè, che cos'è il problema antropologico in filosofia? È la domanda sul senso della sofferenza, sull'interrogativo sulla morte, l'interrogativo sulla verità della libertà, cioè se siamo veramente liberi o meno, e quindi sull'esercizio di una corrispondente responsabilità. La percezione di una certa incompiutezza nell'essere umano, i nostri desideri che superano le nostre capacità, l'ansia di infinito nel conoscere, nel volere, nell'amare, un'aspirazione di felicità. Quando nel tentativo di dare risposta a questi quesiti si fa appello alla natura, a una natura spirituale trascendente dell'essere umano e ad una nozione di Dio che la fonderebbe, il problema antropologico dà origine in filosofia, non in teologia, in filosofia dà origine a quello che si chiama la via antropologica, cioè una via verso l'esistenza di Dio colto come fondamento che può dare spiegazione a queste cose qui. Io sto seguendo abbastanza la traccia che vi è stata consegnata perché preferisco andare proprio passo passo, perché una delle finalità dei seminari sempre è quella di essere abbastanza puntuali. Bene, i principali contenuti della rivelazione ebraico-cristiana circa la natura e la verità dell'essere umano possono così riepilogarsi. Qui andrò un pochettino più rapido perché li riprenderemo fra un po' nell'ultima parte del seminario. Però certamente l'essere umano è immagine di Dio, con una differenza sessuata che ha un certo significato, che poi vedremo. C'è l'affermazione della libertà, c'è la rivelazione, su questo è molto chiara, l'essere umano non è un essere soltanto soggetto di pulsioni necessarie, c'ha una sua autoriflessione, una sua libertà. C'è una presenza di una dimensione materiale, ma anche di una dimensione spirituale nella costituzione dell'essere umano con un certo rapporto spiegato in certi modi, a volte non in modo univoco, però secondo certe soluzioni piuttosto che altre. Si afferma anche l'immortalità, l'incorruttibilità di questa dimensione spirituale, che io qui chiamo anima umana, vedremo poi che cosa intendiamo per questo. Anche la rivelazione parla di un certo ruolo dell'essere umano in relazione alla natura, quindi una custodia del cosmo, una trasformazione del cosmo. Si parla anche di un peccato di origine, di una prova di origine con una colpa originale, che ha avuto conseguenze normative per il genere umano e quindi la nostra comprensione attuale della natura umana, è quella di una libertà e di una conoscenza ferite da questa colpa di origine. Questo grosso modo è il quadro che poi approfondiremo. Sottolineo qui ferite e non annullate, schiacciate, o corrotte, semplicemente ferite. Quindi è un soggetto che continua a essere ciò che era prima,
soltanto con qualche cosa che non funziona più tanto bene. C'ha lì una ferita che ha bisogno di essere sanata. Allora, inoltre, sempre secondo la rivelazione cristiana, la concezione della natura dell'essere umano e della verità dell'essere umano non può prescindere dal mistero dell'incarnazione e dal mistero pasquale di Gesù Cristo, che ha conseguenze normative per tutto il genere umano, così come quella colpa originale, e vengono in questo mistero rivelate una risposta alle domande sulla sofferenza e sulla morte. Viene rivelato anche qual è il ruolo della materia, della corporeità nel piano creatore di Dio, l'identità della vocazione all'essere umano a partecipare alla vita di Dio, perché il fatto che Dio possa farsi uomo, possa assumere una natura umana, fonda il fatto che l'uomo possa partecipare alla natura di Dio. E anche la necessità che l'attività umana sia redenta, cioè sia sanata dal mistero pasquale, cioè non tutto quello che fa l'uomo è buono per natura, c'è qualche cosa che a volte gli riesce male, ha bisogno di essere sanata. Allora, nel corso di questo seminario, io mi limiterò a sviluppare alcune considerazioni sull'origine e la natura dell'essere umano, cioè prenderò quelle due cose dette all'inizio. Ricorderemo i principali risultati del pensiero scientifico che sembrano sollecitare maggiormente la riflessione teologica. Offriremo un riepilogo di quanto l'antropologia teologica afferma circa l'origine e la natura della persona umana. Suggeriremo alcune piste che rendono le due letture, quella scientifica e quella teologica, fra loro reciprocamente consistenti. L'aggettivo consistente lo preferisco all'aggettivo complementare. È una cosa complementare, i due possono essere complementari, ma andare ognuno per conto suo. Consistente vuol dire che ha resistito all'urto del confronto critico con l'altra parte e ne è uscito consistente, quindi è un po' di più. Ok, allora, prima parte, che è alcuni fra i principali risultati scientifici che sollecitano il pensiero teologico. Alcuni immagino che sono ben noti, però li rivediamo un po' tutti insieme. Allora, un primo risultato che secondo me sollecita molto la teologia riguardo alla natura e all'origine dell'essere umano è il contesto fisico di nuovi orizzonti allargati nel quale l'essere umano oggi, grazie alla scienza, sa di trovarsi. L'orizzonte spazio-temporale che fa da sfondo alla comprensione dell'universo in cui viviamo ha subito uno straordinario allargamento di orizzonti, obbligando pertanto tutti, non solo la teologia, anche la cultura in genere, a una ricollocazione del genere umano e del suo habitat cosmico, una ricollocazione. Da questo nuovo contesto spazio-temporale non si può ormai prescindere, come non si poté più prescindere in passato dalle grandi scoperte geografiche e dalle loro conseguenze. Cioè, forse l'idea delle scoperte geografiche è l'analogia un pochettino più vicina, nel senso che prima si pensava che tutto si esaurisse nell'ambito del continente antico, poi dopo, insomma, uno scopre i nuovi mondi, allora ci si è, ma questi qui, eccetera, sono anche loro esseri umani, ma allora la Terra è tonda, cioè lì c'è tutto un allargamento di orizzonti. Evidentemente noi ci siamo adesso, grazie alla scienza, siamo collocati in un habitat che è completamente diverso da quello che immaginavamo, guardate soltanto per esempio un secolo fa. Anche meno di un secondo, noi fino a 80 anni fa non avevamo la certezza che le galassie esterne fossero così distanti come invece noi sappiamo. Bene, il tempo intercorso dalla formazione dei primi elementi chimici nel cosmo fino alla comparsa della vita sulla Terra e dal sorgere di questa fino alla comparsa dell'uomo è stato incredibilmente lungo, non meno di 10 alla 10 anni. Le scienze naturali hanno la capacità di ricostruire i passi salienti di questa storia e di predirne alcuni dei principali scenari futuri. E tanto ricostruire la storia quanto predire gli scenari futuri, sono due cose importanti per il pensiero teologico. La storia interessa, però interessano anche le proiezioni, cioè la teologia dice qualche cosa anche sul futuro dell'uomo e del cosmo. Bisogna vedere
appunto, se c'è consistenza. Il cosmofisico è passato da fasi semplici, poco differenziate, alla formazione e sviluppo di sistemi sempre più complessi, grazie anche alla produzione di diversi elementi chimici, come ben sappiamo quasi tutti, mediante la nucleosintesi operata dalle stelle. Però, al tempo stesso, il lato scientifico anche ci dice una cosa interessante, che è questa terza idea. Cioè che questi grandi spazi, che possono a prima vista rendere insignificante l'uomo, a prima vista, e che questi lunghi tempi intercorsi, che potrebbero rendere insignificante l'uomo, a prima vista, come le due affermazioni di Monod e di Sagan, in realtà sono stati strettamente necessari perché si dessero condizioni, luoghi e tempi che consentissero la lenta sintesi degli elementi chimici e fosse poi possibile la formazione di scenari fisici e di nicchie biologiche adeguati ad ospitare la vita. Per fare gli elementi chimici c'è bisogno di tempo, abbiamo bisogno di almeno due generazioni di stelle, abbiamo bisogno di tempo, però dire tempo vuol dire anche spazio, perché l'universo si espande. Quindi già questa prima considerazione ridimensiona un po' l'idea che uno di fronte alla vastità di spazio e di tempo dell'universo debba necessariamente dedurne una assoluta insignificanza dell'essere umano. Dipende, cioè si tratta della visione filosofica che uno ha, ma non siamo obbligati dalla visione scientifica a dedurre necessariamente che l'essere umano sia insignificante, perché sembrerebbe invece che era necessario tutto questo. Sebbene si tratti di finestre di opportunità limitate del tempo. Evidentemente è vero quello che ho detto prima, però è anche vero che le finestre sono limitate. Cioè queste condizioni non si davano fino a un certo momento e a partire da un certo momento non si daranno più. E quindi c'è poco da fare. Anche lì io sono di fronte a finestre di opportunità limitate. Sono cose che già sappiamo, insomma, qui vi ho riepilogato alcuni tempi coinvolti, 13,7 miliardi di anni dall'inizio dell'espansione, sistema solare siamo circa 4,8 milioni di anni, miliardi di anni, la vita, non certamente il colibrì che sta qui raffigurato, la vita unicellulare, cioè la vita sulla Terra circa 3,8 miliardi di anni, insomma. Esiste anche una delicata sintonia primigenia fra la struttura fisica dell'universo e le condizioni fisiche, chimiche, biologiche, sulle quali la vita sarebbe poi, che sarebbe apparsa più tardi, sarebbe stata poi basata, cosa che ci è stata messa in luce dalle riflessioni sorte attorno al principio antropico, di cui io non mi occupo qui oggi, però anche le stesse discipline scientifiche hanno messo in luce questa sintonia, cioè ciò che fa che l'universo sia ciò che è, con le sue costanti di natura, con le sue leggi fisiche, e anche ciò che rende perlomeno possibile l'esistenza della vita. Si tratta di condizioni necessarie ma non sufficienti, come insegna la logica. Per la presenza della vita umana qui e adesso, le condizioni iniziali del cosmo sono state assai più importanti degli innumerevoli eventi contingenti accaduti lungo l'evoluzione dell'universo, non solo cosmica ma anche biologica. Cioè ciò che avviene nei primi secondi dell'espansione è paradossalmente più importante per la vita di non tutto quello che avverrà dopo. Siamo in una catena di cause, quindi ogni anello è importante, però lì si stanno mettendo le fondamenta. E si tratta di condizioni originarie che non possono essere rimosse, almeno a prima vista, con considerazioni di selezione naturale, cioè con meccanismi darwinisti. Mentre la natura dell'essere umano o degli animali in generale può essere nel tempo spiegata con meccanismi darwinisti, non solo, perché proprio si ha quella morfologia, perché proprio si ha quella sintonia con l'ambiente, può essere spiegato in base a selezione naturale, il fatto che ci siano costanti di natura e non altre è un po' più difficile spiegarlo con una selezione naturale. Qualcuno anche ha provato a farlo ipotizzando molti universi, di cui il nostro sarebbe uno l'unico in cui le costanti sono quelle giuste, però questo certamente è una considerazione che porta
il metodo scientifico a tirare i remi in barca e dire ci affidiamo a qualche cosa che non è sperimentabile. La vita terrestre è evoluta da forme assai semplici verso morfologie più complesse, questo lo sappiamo. Sappiamo anche che le specie biologiche si sono avvicendate secondo modalità di adattamento all'ambiente, anche di adattamento alla predazione, selezione naturale, sopravvivenza delle specie più adatte, variazioni aleatorie nel patrimonio genetico e sua trasmissione ereditaria, ma anche grazie al progressivo sviluppo di funzioni organiche sempre più complesse che sembrano non riconducibili ai precedenti fattori. Sappiamo anche che l'origine della specie che chiamiamo Homo sapiens ammette una comprensione a partire dallo sviluppo biologico di specie animali inferiori, cioè morfologicamente meno perfezionate. E anche, ultima, ma non meno importante, anche un dato che la biologia evolutiva offre, in questo caso la paleoantropologia offre, è che il genere Homo ha conosciuto diverse manifestazioni, delle quali soltanto una specie, l'Homo sapiens, sapiens, è giunta a popolare e a controllare il pianeta. Quindi anche questo richiederebbe una certa spiegazione. Bene. Un piccolo intermezzo, diciamo così, per vedere la strada fatta da qui fino a qui. Questo è la famosa raffigurazione della grotta di Altamira in Spagna, insediamenti umani. Vabbè, qui vi riproponevo così, tanto per avere un po' un'idea, vi riproponevo l'analogia che anche si incontra in diversi libri, che uno può modificare a seconda delle cose che ritiene più utili, l'analogia dell'anno cosmico. Allora, supponendo che il Big Bang, che l'inizio dell'espansione avvenisse un 1 gennaio, la proporzione di 13,7 miliardi di anni ci direbbe che dopo circa un minuto materia e radiazione si separano, cioè 300.000 anni dal Big Bang. In febbraio si forma la Via Lattea, la galassia alla quale apparteniamo, però dobbiamo aspettare l'inizio di settembre per formare il Sole e la Terra. La fine di settembre perché compaia la vita. Vedete che però già da questa analogia si vede che da qui a qui passa un sacco di tempo, E poi invece qui in meno di un mese sembra che formazione del sistema solare e esplosione della vita siano delle cose che insomma, cioè, arriva subito quasi. Sempre si tratta di, come ben sappiamo, di microorganismi unicellulari che dureranno circa 1 miliardo di anni, forse anche più, poi qui qualcuno mi correggerà, 1 miliardo e mezzo di anni. 19 dicembre appaiono i primi vertebrati. 25 dicembre appaiono i primi dinosauri, qui qualcuno dice sta finendo l'anno, vediamo che succede. Il 30 dicembre si estinguono i dinosauri, qui il tempo stringe. Il 31 dicembre alle ore 22 appaiono i primi pitecantropi. Non sono ominidi, sono pitecantropi, sono scimmie antropomorfe. 31 dicembre, ore 23:59, appare l'Homo sapiens, quindi a un minuto dalla mezzanotte. E a pochi secondi dalla mezzanotte, 48 secondi, vengono costruite le prime piramidi in Egitto e poi chiediamo scusa a Gesù Bambino perché lo facciamo nascere il 31 di dicembre, non il 25, però nascerebbe a 5 secondi dalla fine dell'anno corrente. Nell'anno nuovo, quindi diciamo ci separano, ma questo dal punto di vista della teologia è estremamente interessante, cioè dall'evento dell'incarnazione ci separano 5 secondi, se l'universo ha lo spazio temporale di un anno. Noi diciamo, ecco, questa è una domanda che noi uomini del XXI secolo ci facciamo, eccetera. Chi di voi ha letto La città di Dio, Sant'Agostino? Siamo all'inizio del quinto, fra il quarto e il quinto secolo. Sant'Agostino si chiede esattamente la stessa cosa. Certo, il suo scenario è un po' diverso. Non ricordo il passaggio preciso, è all'inizio, forse il capitolo terzo o quarto. Lui dice, ma alcuni parlano che sono trascorsi tempi molto lunghi,
da quando i primi esseri umani hanno cominciato a organizzarsi, eccetera, dice allora esiste l'uomo da tanti anni, com'è che poi Gesù, dice, Dio si è fatto uomo, si è incarnato proprio alla fine? E la risposta di Sant'Agostino è molto lucida perché dice la sorpresa della questione può aver senso soltanto se noi conoscessimo l'intera scala in gioco. Siccome noi non la conosciamo perché non sappiamo quanto ancora durerà il nostro mondo, non dobbiamo dire che Gesù Cristo è arrivato troppo presto o troppo tardi, perché siccome non lo sappiamo, comunque sta di fatto che con questa visione, cioè, noi siamo arrivati un po' alla fine, questa è la cosa. Ok. Anche un dato che la riflessione scientifica ci offre è che la cerebralizzazione dell'Homo sapiens ha subito uno sviluppo non proporzionale alla crescita cerebrale che si attenderebbe seguendo l'evoluzione mostrata dai mammiferi. Cioè il famoso rapporto fra peso reale del cervello e peso teorico. Se uno fa una regressione lineare, vede che grosso modo c'è una legge lineare più o meno di dimensioni di peso del cervello rispetto al peso di tutto il corpo nei mammiferi. Se uno estendesse, diciamo, la cosa fino l'essere umano occuperebbe lì un posto che è 8 volte meno di quello che in realtà è. Quindi c'è qualche cosa che gli emerge da spiegare come mai questa cerebralizzazione è così sviluppata nell'essere umano. La specie umana si è differenziata, nel senso si è distinta dall'inizio, mostrandosi l'unica in grado di produrre pensiero simbolico, astrazione, cultura, memoria, progresso e anche senso religioso. L'essere umano è l'unico animale che ha consapevolezza di sé. Esistono forti difficoltà. Se l'aggettivo forte vi sembra un po' troppo forte, diciamo, esistono difficoltà a spiegare l'intera fenomenologia della mente umana solo in termini dei suoi aspetti fisico-biologici, sebbene quella, cioè della mente umana, si manifesti attraverso questi. Al di là delle spiegazioni di come tutto ciò si sia originato nel corso di evoluzione biologica, ciò manifesta una emergenza. È una singolarità dell'essere umano. Cioè, possono essere diversi gli scenari di comprensione, però lì c'è un dato di fatto e c'è una singolarità. E vediamo adesso, approfondendo un po' quello sketch dato all'inizio, cosa dice l'antropologia teologica e il magistero della Chiesa in merito all'origine e alla natura della persona umana. Anche qui mi servirò semplicemente di statements, di frasi che poi rimandano a tutta una fondazione che evidentemente avendo scelto per questi seminari un po' la metodologia di passi di riepilogo concettuale, seguiamo questa strada. Certamente l'universo è evoluto in funzione della vita e della vita intelligente. La comparsa della vita è frutto dell'esplicita e libera volontà di un Dio creatore, non è un epifenomeno casuale, né il risultato di una legge deterministicamente necessaria. Monista vuol dire riducibile tutto a materia o perfino tutto a spirito, cioè qualcosa che deterministicamente deve arrivare lì dove deve arrivare. Anche Dio è libero nel suo progetto creatore, e questa libertà di Dio è la causa dell'esistenza dell'universo e della sua evoluzione, anche dell'evoluzione della vita. E questa libertà di Dio dirige ogni cosa verso il suo fine. La ragione fondante e ultima della comparsa e dell'evoluzione della vita, fino alla comparsa dell'essere umano, non è la materia dell'universo. Questo l'antropologia teologica lo sottolinea, cioè la ragione fondante e la ragione ultima della comparsa e dell'evoluzione della vita non è la materia dell'universo, monismo materialista o panteista, né lo sono le proprietà o le potenzialità della materia. Questa è una posizione recensita sotto il nome di materialismo,
da tutta la tradizione teologica e dal magistero della Chiesa, bensì ciò che la trascende, cioè l'azione creatrice di Dio, sebbene questa si realizzi nell'universo materiale attraverso di esso. Cioè la ragione fondante, ultima, non è materiale, sebbene si realizzi attraverso la materia. Affermare che Dio ha creato il primo uomo e la prima donna vuol dire che essi dipendono da Dio in modo diverso da come vi dipende il resto del creato, essi sono fatti a sua immagine e somiglianza. Quindi, adesso sviscereremo un po' questa idea di creazione, che cosa vuol dire Dio ha creato l'essere umano. Però intanto un primo passo è questo, cioè vuol dire che dipendono da Dio in un modo diverso da come vi dipende tutto il resto, perché sono fatti a sua immagine e somiglianza. Dov'è il nucleo di questa immagine? Evidentemente non nella sua dimensione morfologica o corporea, anche se ha la sua dignità, perché Dio si è fatto uomo. E il volto dell'uomo è una cosa seria, perché Dio ha voluto avere un volto umano, eh? Però l'immagine di Dio non va cercata, anche se è presente in questa dimensione. Però c'è un nucleo più profondo, che è la libertà. Libertà in prima istanza, volontà, razionalità dell'essere umano nella sua capacità di dialogare con Dio e di partecipare della sua stessa vita. L'essere umano è un essere personale, su questo la rivelazione e la teologia insistono, diversamente dagli altri animali, è un essere personale di fronte al suo creatore, quindi è un essere relazionale, un io di fronte a un tu. La sua libertà, volontà e razionalità esprimono proprio la sua capacità di autopossedersi come essere personale. L'uomo si possiede, si autopossiede, è responsabile dei suoi atti. Tale capacità trascende di fatto l'aspetto materiale e biologico dell'essere umano. E vediamo adesso all'anima, per capire che cos'è. La tradizione filosofico-teologica e il magistero della Chiesa hanno espresso tale dimensione spirituale dell'essere umano con il termine anima. Può piacere, può non piacere, vedremo fra un momento, si può cambiare, ne possiamo usare altri. Vabbè, però poi alla fine dovremo sempre usare un termine, per cui anche se non ci piacesse, vedremo che si ha sempre bisogno di una parola per esprimere questa dimensione. La creazione della persona umana si realizza in senso stretto con la creazione della sua anima, dovuta a un'azione immediata di Dio, non mediata da altre cause secondarie. Tale creazione è la creazione dell'io umano di fronte al tu divino. L'anima umana è pertanto l'atto di essere dell'essere umano. Ciò che rende umano il corpo è l'anima spirituale, quale forma e atto di essere del corpo. Mano umana, volto umano, sorriso umano. Mi fermo un paio di minuti su questo. Vedremo che la logica dell'anima come inquilino del corpo va superata, va abbandonata, è platonica, non è stata mai cristiana. Non è che c'è un corpo che dice ma guarda come era bello, già tu e pronto, ci mettiamo dentro l'anima. Allora, quel corpo non è mai stato umano. E dire che l'essere umano è creato da Dio e dire che Dio crea l'essere umano creando l'anima va capito in questo modo, che è l'anima ciò che rende umano ciò che poteva essere prima quella dimensione materiale dell'essere umano. Quindi creare l'essere umano quell'azione di creare l'essere umano può essere espressa tutta nella creazione dell'anima,
non perché l'anima sia l'unica dimensione dell'essere umano, ma perché è una dimensione spirituale che attualizza tutto il resto. Dunque, in una visione filosofica, se volete, tradizionale, di origine aristotelica, dove io ho una forma e una materia, ma una forma che dà atto all'ente in quanto tale, fin tanto che io non ho la forma, non ho l'atto che crea quell'ente. Io posso avere i pezzi di un orologio, ma fin tanto che non ho nella mente di chi lo costruisce la forma dell'orologio, l'orologio non ce l'ho. Ce l'ho soltanto quando è fatto, quando l'atto di generarlo, di crearlo, di costruirlo è finito, è compiuto quell'atto. Prima ho pezzi dell'orologio, non ho un quasi orologio, non ho niente. Lo stesso, scusate, è per l'uomo, cioè la creazione dell'anima è la creazione di tutto l'essere umano, perché quell'anima è l'atto del corpo, lo rende umano. Compie, dà senso compiuto, dà finalità compiuta a tutto ciò che fa l'uomo. Ritorneremo su questo. Questo è solo un approfondimento. Sì, è l'inter... Sì, tutte le volte che... Allora, tutte le volte che Dio crea una persona, Dio vuole quella persona. Dio vuole, ogni anima che viene al mondo nel seno di sua madre è voluta da Dio. Io sempre quando preparo i fidanzati al matrimonio dico, guardate che per fare un figlio c'è bisogno di tre persone. Allora cominciano a preoccuparsi. Guardate che per fare un figlio c'è bisogno di tre persone. Di sì, c'è bisogno di un padre, di una madre e di Dio creatore. E dico sì. C'è bisogno di Dio creatore, perché l'anima la crea Dio creatore. Quindi ci vogliono tre persone per fare, anzi, dovrebbero essere cinque, perché Dio è Trinità, però se dicessi cinque gli spiazzerei completamente, no? Meglio andare per... Esattamente. E operazione ad extra, quindi diciamo, ok. L'anima spirituale non è il risultato di una cieca evoluzione della materia. Pertanto ogni essere umano che viene all'esistenza durante tutta la sua storia è voluto in modo personale dal suo creatore. Su questo la rivelazione è chiara. Ogni essere umano che viene alla luce, ogni essere umano in quanto tale è un io personale di fronte a un tu divino, è voluto lui col suo nome e il suo cognome. Come intendere il termine anima? La teologia è molto più diciamo, è una disciplina che anche c'è sui dibattiti, cioè non pensate a come qualche cosa che è calato dall'alto, eccetera. È una disciplina come tutte le altre, dove c'è dibattito, ci sono delle correnti, sono dei contrasti. A un certo punto c'è stato un periodo negli anni 70 più o meno in cui i teologi hanno detto lasciamo stare questo termine anima, non ci capisce più nessuno, eccetera, perché non scegliamo qualche altra cosa più moderna, eccetera, no? Allora, si fece una riflessione e la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò un documento, si chiama Alcune questioni di escatologia, dove diede questa risposta, che vorrei leggere insieme a voi perché la ritengo di grande interesse. La Chiesa afferma la sopravvivenza e la sussistenza dopo la morte di un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà, in modo tale che l'io umano sussista. Questa è la frase importante. Qui si parla di un elemento spirituale, però tutto ciò è finalizzato a che l'io umano sussista, pur mancando nel frattempo del complemento del proprio corpo. Per designare un tale elemento spirituale, la Chiesa adopera la parola anima, consacrata dall'uso della Sacra Scrittura e della tradizione. Senza ignorare che questo termine assume nella Bibbia diversi significati, essa ritiene tuttavia che non esista alcuna ragione per respingerlo e considera inoltre che è assolutamente indispensabile uno strumento verbale per sostenere la fede dei cristiani. Cioè, quando in una comunità di fede si cambia il significato alle parole, poi alla fine non ci si capisce più. Ma questo in una famiglia normale, se uno gli oggetti incomincia a cambiare i nomi, mamma non si chiama più mamma, insomma alla fine è lo stesso anche nella chiesa, nella comunità ecclesiale, c'è bisogno anche di riferimenti di questo tipo.
Allora, alcuni brani di interesse sono anche dall'Humani Generis di Pio XII. In questa enciclica compare il termine evoluzionismo, però vi compare all'interno di un contesto filosofico, che è quello del materialismo storicismo del XIX secolo, che era una corrente filosofica. Secondo questa corrente materialista storicista non vi sarebbe finalità né provvidenza alcuna, tutto è materia. Solo la materia è causa della storia del mondo, una storia senza alcuna origine né fine che la trascenda. E Pio XII, leggo dall'Humani Generis. Il linguaggio è un po' aulico, è un linguaggio di 60 anni fa, però che possiamo fare? Alcuni senza prudenza né discernimento ammettono e fanno valere per origine di tutte le cose il sistema evoluzionistico. Vedete, sistema normalmente è un sostantivo che viene utilizzato molto per indicare sistemi filosofici, quindi qui il termine evoluzionistico, anzi tutta la dizione sistema evoluzionistico fa riferimento a una filosofia, cioè una visione filosofica del mondo. E con temerarietà sostengono l'ipotesi monistica e panteistica dell'universo soggetto a continua evoluzione. Di questa ipotesi volentieri si servono i propagandisti del materialismo dialettico, vedete, queste sono tutte correnti filosofiche, per togliere dalle menti ogni nozione di Dio. Quindi semplicemente si recensisce il materialismo, lo storicismo e l'evoluzionismo in quanto visione che si innesta in questi sistemi filosofici. Qui non si parla di evoluzione biologica. Ancora, il Magistero della Chiesa non proibisce che, in conformità dell'attuale stato delle scienze e della teologia, sia oggetto di ricerche e di discussioni da parte dei competenti in tutti e due i campi, ammessi che ce ne siano, la dottrina dell'evoluzionismo, in quanto cioè essa fa ricerche sull'origine del corpo umano, che proverrebbe da materia inorganica preesistente. La fede cattolica ci obbliga a ritenere che le anime sono state create immediatamente da Dio. Quindi, con un linguaggio che, se vogliamo, può restare in alcune sue espressioni ancora un po' in ricerca, magari non compiuto, però la strada indicata è chiara, cioè l'anima è creata immediatamente da Dio e fa umano il corpo. Sul problema dell'animazione dell'essere umano, andrebbero evitate visioni antropologiche dualiste, ove l'anima sia vista come un inquilino del corpo, è l'anima che si affaccia alla finestra del corpo. Il dibattito non andrebbe polarizzato sulla ricerca del preciso momento storico-evolutivo dell'animazione. Cosa voglio dire? Non voglio dire che non interessi, voglio dire non deve essere polarizzato. Cioè non è che tutto lo sforzo deve essere nell'andare a vedere il momento in cui Dio ha voluto che l'essere fosse umano. Perché, ecco, né come Dio agente, su come Dio agente sia intervenuto al momento di creare l'uomo a partire da specie inferiori. Ma suggerisco, e la mia opinione, il mio punto di vista, che il cammino teologico e anche teologico interdisciplinare più corretto è focalizzarsi sulla comprensione di chi sia l'essere umano nel suo insieme, di come egli si collochi di fronte a Dio, non il primo uomo, ma ogni essere umano. Allora, da questo approccio sulla natura e la verità di un essere umano, poi successivamente ricostruire anche aspetti di carattere storico. Però non pensiamo che la cosa debba essere polarizzata nell'andare a cercare la bacchetta magica, perché altrimenti perdiamo la cosa più importante. Qui è la comprensione non solo del primo uomo, ma la comprensione di ogni essere umano. Lì si gioca che cos'è la verità dell'essere umano, in una visione teologica di fronte a Dio. Riprendendo quanto dichiarato dal Magistero Pio XII, quello che abbiamo appena letto, non lo sto a rileggere, è quello che abbiamo letto prima. Va osservato che non si tratta di una visione platonico-cartesiana, il corpo è umano solo grazie all'anima umana, non prima,
L'anima spirituale dipende immediatamente da Dio, cioè non mediatamente. Mentre il corpo, qui ho scritto umano, ma lasciatemi dire che sarà umano, o umano quando lo consideriamo in atto, dipende da Dio mediatamente, ovvero attraverso la mediazione della materia. Quindi quando noi diciamo creazione immediata dell'anima, la prima cosa a cui dobbiamo fare non è pensare al momento temporale, cioè immediato nel senso paf, istantaneo. La prima accezione del termine immediato è non mediato, cioè la corporeità dipende da Dio attraverso la mediazione della materia, di cause seconde, che si rapportano sempre però alla causa prima. L'anima non dipende in modo mediato da Dio, perché il nostro io, allora il nostro io c'ha di fronte soltanto Dio, c'ha di fronte soltanto il tu, non c'ha in mezzo nulla che medi questo rapporto. La corporeità ha cause mediate, ma la nostra anima, che è ciò che rende umano il corpo, sta da sola di fronte a Dio. Non ha nessuna mediazione. Si può affermare senza contraddizione che il corpo che diverrà umano è frutto dell'evoluzione biologica, perché è originato dalla lenta trasformazione delle di altre specie animali. E ugualmente che il corpo umano è creato da Dio, perché diviene umano solo grazie alla creazione non mediata di un'anima spirituale razionale. Quindi questi due asserti, A e B, non sono contraddittori, sono veri tutti e due. Sappiamo che il Magistero di Giovanni Paolo II è intervenuto più volte su questo tema, nella lettera alla Pontificia Accademia delle Scienze, le teorie evoluzionistiche al plurale vengono definite come teorie scientifiche dal coerente quadro interpretativo. Ieri era l'anniversario della nascita di Giovanni Paolo II, avrebbe compiuto 87 anni perché era del 1920, così ci ricordiamo anche un po' di lui. In un discorso dell'85, fra l'altro a un congresso proprio su questo tema, Fede cristiana e teoria dell'evoluzione, diceva: non creano ostacoli una fede rettamente compresa nella creazione o un insegnamento rettamente inteso dell'evoluzione. L'evoluzione infatti presuppone la creazione si pone nella luce dell'evoluzione come un avvenimento che si estende nel tempo, in cui Dio diventa visibile agli occhi del credente come creatore del cielo e della terra. Ancora in un'udienza del mercoledì ho trovato questa frase che mi è piaciuta molto e vi ripropongo, sempre di Giovanni Paolo II. Non basta l'evoluzione a spiegare l'origine del genere umano, come, vedete l'analogia, come non basta la causalità biologica dei genitori a spiegare da sola la nascita di un bambino. Pur nella trascendenza della sua azione, sono sempre rispettosa delle cause seconde, Dio crea l'anima spirituale del nuovo essere umano, comunicandogli il suo soffio vitale attraverso il suo spirito, che è datore della vita. Ogni figlio va visto dunque accolto come un dono dello Spirito Santo. Mi avvio alla conclusione, gli ultimi 10 minuti, e quindi sto nell'ora canonica prevista, piste di comprensione che rendono le letture scientifica e teologica fra loro consistenti. Qui andiamo un pochettino passo passo, l'ultimo sforzo di attenzione perché qui dobbiamo cogliere un po' i nodi della questione. Allora, questa, cominciamo in modo più leggero, questa forse la conoscete già, no? Io la faccio vedere sempre nei convegni. Questa è stata messa in circolazione da gruppi fondamentalisti americani e quindi diciamo c'ha questa origine, però è simpatica, quindi pur dissociandomi da chi l'ha fatta, l'idea è buona, no? L'idea è che qui da una parte c'è l'evoluzione e dall'altra la creazione. E allora, mentre i cristiani, un po' distratti, vedete c'è qualcuno che dorme, qualcuno che spara contro la sua bandiera, qualcuno che spara i suoi fondamenti, mentre i cristiani un po' distratti sparano a sti palloncini dove
ci sono delle cose molto serie, vedete, no? Però sono palloncini, in definitiva, cioè la cosa più importante sta qui. Allora gli altri invece, in nome dell'umanesimo, di un umanesimo inteso in modo ateo, non ho detto neanche laico, un umanesimo ateo, e sparano alle fondamenta. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che in fondo, da capire che cos'è la creazione, dipendono molte cose. Allora, se si abolisce l'idea che il mondo sia creato, allora non solo sti palloncini andranno sempre più in alto, ma se ne aggiungeranno sempre altri. Poi qui sono rappresentati, appunto, questi sono dei pirati proprio, questi qui, poi questi sono neri, questi sono bianchi, cioè diciamo, c'è una certa, no? Allora, modi facili ma errati di comporre la lettura scientifica e quella teologica del problema dell'uomo. Poi, se qualcuno adesso scopre uno dei modi che abitualmente usava, vabbè, non si preoccupi, poi cerchiamo anche di però. Esattamente. Primo modo, la scienza si basa su ipotesi. Sarebbero visioni incomplete destinate ad essere smentite in un secondo tempo. Per cui, quando le persone poi dice, ma su Time, o su Nature, anche su Time arriva, però prima su Nature, eccetera, hanno scoperto un fossile che retrodata l'Homo sapiens addirittura a 6 milioni di anni fa. Tutti quanti così, poi 3 settimane dopo la smentita. Dice, ah, te l'avevo detto io, erano solo ipotesi, la scienza non capisce niente, cioè. Allora la gente si rinforza in questa idea, no? E solo che quella storia di Pierino e il lupo, al lupo, poi ogni tanto c'è qualche cosa vera. Allora, quella può essere una tecnica che forse qualche volta può andare bene per tranquillizzare uno spirito semplice, però non è il modo di comporre le due letture. Secondo modo, facile ma errato. Teologia e Sacra Scrittura trasmettono un messaggio spirituale che non ha alcun rapporto con l'effettivo svolgersi dei fatti. Questa è un po' più frequente, però secondo me è sbagliata, perché se il cielo e la terra sul quale noi viviamo, sulla quale noi viviamo è la terra, il cielo che Dio ha creato, la teologia della Sacra Scrittura devono avere qualche cosa a che vedere anche col mondo dei fatti, non solo col mondo delle idee. Terzo modo facile errato, si tratta di due letture diverse del mondo, della vita e dell'uomo, due fra le tante possibili. Ognuno sceglie quella che più gli piace, però senza necessità di ritenerla la verità dei fatti. La tolleranza, come si dice adesso, imporrebbe che uno dice che ti piace di più la visione spiritualista, d'accordo, però è una delle tante. Ti consentiamo di esporla, però poi ce ne sono varie altre, e nessuna è la verità dei fatti. Dal punto di vista filosofico, una comprensione che metta in luce la reciproca consistenza si fonda sull'unità della verità. Di queste due letture è possibile, come già sappiamo, impiegando per lettura scientifica della realtà un quadro epistemologico che si distanzi da un riduzionismo ontologico e antropologico, cioè, evidentemente se per lettura scientifica prendiamo una lettura scientifica con i canoni di un riduzionismo ontologico, cioè esiste solo ciò che è misurabile, allora è inutile parlare, ma questo non è neanche scienza. Oppure l'essere umano è ciò che mangia, questo non è scienza, questo è Feuerbach, è materialismo, eccetera. Cioè si negherebbe quella emergenza che pure la scienza ci ha detto all'inizio, guardate che lì c'è qualche cosa di diverso, non sappiamo che cos'è, non sappiamo spiegarlo, però non è uguale, c'è qualche cosa che reclama una spiegazione, c'è un problema antropologico. Anche possiamo comporle facendo ricorso a una metafisica della creazione che comprenda il rapporto fra creazione ed evoluzione in termini di rapporto fra causa prima e cause seconde. Questo io non lo sviluppo, ma è disponibile in molte altre riflessioni fatte lungo questi anni da noi. E anche accostandosi al reale fisico e alla ricca fenomenologia della vita come ad una gerarchia di livelli, di progressivi livelli ontologici di essere,
ciascuno dei quali caratterizzato da domande di progressiva generalizzazione, profondità e intelligibilità. Io svilupperò un po' questo terzo modo di composizione. E prendo l'avvio da una bella citazione di John Polkinghorne che sempre amo ripetere in queste occasioni. La realtà è un'unità a molti livelli. Posso percepire un'altra persona come un aggregato di atomi, ma anche come un sistema biochimico aperto in interazione con l'ambiente, o come un esemplare di Homo sapiens, come un oggetto di bellezza, o come qualcuno i cui bisogni meritano il mio rispetto e la mia compassione, o infine come un fratello per cui Cristo è morto. Tutti questi aspetti sono veri, tutti, e coesistono in maniera misteriosa in quell'unica persona. Se ne negassi uno, significherebbe che sminuisco sia quella persona che me stesso che tento di capirla. Significherebbe non rendere giustizia alla ricchezza della realtà. Quindi l'atteggiamento di chi dice l'uomo non è questo, ma è questo, mi sembra un po' riduttivo. L'uomo è tutto questo, però tutto insieme. Un sistema di livelli gerarchizzati dell'essere, in un sistema di livelli gerarchizzati dell'essere, il livello inferiore resta aperto ad essere compreso dal livello superiore, caratterizzato da un maggior grado di complessità e di intelligibilità. Al crescere del livello, cresce anche il grado di generalizzazione delle domande poste, fino ad ascendere alle domande che sanno cogliere la realtà umana sempre più come un tutto, le quali, avendo una maggiore penetrazione comprensiva, interrogano i fondamenti del livello inferiore, ne rivelano il significato o il senso alla luce del livello superiore. In un quadro metafisico si può associare a ciascun livello la nozione di forma, formalità, atto informante, operatività. Così le risposte sulla natura o sulla verità della vita e dell'essere umano giungono ordinatamente da ciascuna disciplina, secondo la sua formalità specifica, però nella misura in cui essa predica sotto qualche aspetto l'unità del soggetto, la vita, l'uomo. Quindi mi trovo di fronte a un soggetto che viene unico, che viene scansionato secondo diversi livelli di intelligibilità, che però devono mirare all'unità. Nel momento in cui un livello di intelligibilità dica io voglio restare soltanto coi pezzi e mi dimentico che quello è uno, non faccio bene neanche quella disciplina diciamo nella cui epistemologia mi sto muovendo, perché il mio oggetto è un oggetto complesso, non riducibile. Qui suggerisco una tabellina incompleta, euristica, che poi col vostro contributo si può perfezionare. Allora, la domanda è questa qui. Cioè si predica sotto qualche aspetto l'unità dell'oggetto, cioè la vita, l'uomo, come ad esempio l'unità dei suoi componenti fisico-chimici. Questo lo fa la chimica del carbonio e le sue proprietà. Oppure l'unità del suo patrimonio genetico e della sua appartenenza ad una specie. Questo lo fa la genetica, la zoologia o la paleontologia anche. Oppure l'unità dei suoi processi biologici, biologia e fisiologia, guidata questa unità dall'unità della sua attività cerebrale, neurofisiologia, psicologia. Vedete che il soggetto è sempre unità, 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 unità. L'unità del suo essere individuale, come si rivela ad esempio nelle funzioni di alimentazione, di omeostasi, di autoriparazione e di riproduzione. Però questo già lo fa la filosofia della vita.
Non vuol dire che non lo fanno tutte le cose di prima, lo fanno tutte le cose di prima con la filosofia della vita, cioè ogni livello contiene i precedenti, è una serie di bambole russe, ciascuna della quale contiene tutte le altre. Non sono livelli complementari, sono livelli autoinclusivi. Io ho bisogno di tutti i precedenti per arrivare ai successivi. Però c'è anche chi si occupa dell'unità della coscienza e della consapevolezza di sé e dunque del proprio agire libero. E questo può farlo solo l'antropologia filosofica. E qui c'è un nuovo livello. Ma non finisce lì. Anche l'unità dell'essere, un io personale, che si riconosce creato di fronte a un tu che gli ha donato la vita. E questo lo dice l'antropologia teologica. Per sapere che c'è un soggetto basterebbe qui, però per sapere che questo soggetto è creato a immagine di un creatore devo andare qui. Per sapere che è un soggetto che ha una serie di funzioni, diciamo, mi basta quello di prima, ma a un certo momento il soggetto più dietro forse un po' tendo a vederlo meno, però sta lì. In sostanza, sul tema delle origini e della natura o verità dell'essere umano, la rivelazione e la teologia rispondono ad un ordine di perché più alto e fondante rispetto a quanto possano fare, tematizzare le scienze naturali ed in parte la stessa filosofia. E qui mi sto avviando alla conclusione, vi suggerisco quello che io normalmente faccio in queste occasioni quando si dibatte sul rapporto fra teologia e scienza in merito all'essere umano. Cioè utilizzo questa considerazione che adesso vi propongo. Anche se le discipline storiche, scientifiche, fossero in grado di ricostruire sorprendentemente tutti i passaggi che hanno condotto l'evoluzione del cosmo e della vita, dai suoi inizi remoti fino all'apparizione dell'uomo sulla Terra, inclusa la determinazione della sua natura biologica, dei suoi comportamenti psicologici e sociali, ammesso che si faccia tutto questo, la catena causale individuata da questi innumerevoli perché non risponderebbe al perché più importante, perché nell'universo ci sono io. Perché questo io di fronte al creatore, è quell'ultimo livello di intelligibilità, quello non è colto dagli altri livelli gerarchici. Questa trascendenza dell'io fonda e spiega la non riducibilità della mente all'autoriflessione, dell'autoriflessione e della consapevolezza di sé ai processi fisico-biologici del cervello. E questo è uno dei più bei modi di porre il problema antropologico, secondo me, è come lo pone Pascal nei suoi pensieri. Io non so chi mi ha messo al mondo, né cosa è il mondo, né cosa sono io stesso. Io sono in una ignoranza terribile circa tutte queste cose. Non so che cosa è il mio corpo, i miei sensi, la mia anima, questa parte di me che pensa ciò che dico, che riflette su tutto e su se stessa, e non conosce sé più di quanto non conosca il resto. Vedo questi spaventevoli spazi dell'universo che mi rinchiudono e mi trovo attaccato ad un angolo di questa vasta distesa, senza che io sappia perché sono stato collocato piuttosto in questo luogo che in un altro, né perché questo poco tempo che mi è dato di vivere mi ha segnato in questo punto piuttosto che in un altro di tutta l'eternità che mi ha preceduto e mi seguirà. Questa è la domanda sull'io, cioè in realtà la somma di tutto questo è perché ci sono io. E la risposta della teologia, della rivelazione biblica, meglio, è quella che conosciamo. Sei tu che hai creato le mie viscere, mi hai tessuto nel seno di mia madre, ti lodo, mi hai fatto come un prodigio, sono stupende tutte le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando non esisteva ancora uno.
prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. La rivelazione ebraico-cristiana è in grado di fornire questo più alto livello di intelligibilità, senza negare, bensì comprendendo, ovvero includendo in modo consistente all'interno di sé la visione della lenta ascesa e della progressiva complessificazione della vita sulla Terra, mostrando che il senso ultimo di tale direzionalità, progresso, si rivela proprio alla luce del suo essere finalizzato alla comparsa dell'uomo come immagine di Dio. Vado un pochettino più avanti, vabbè, qui c'era un passo della Gaudium Spes. L'uomo sintetizza in sé, per la sua stessa condizione corporale, gli elementi del mondo materiale. E questo è scritto nel 1965. L'uomo sintetizza in sé, per la sua stessa condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi, attraverso di lui, toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore. Questa centralità dell'uomo è una centralità cristologica, perché Dio si fa uomo, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose, tutte sussistono in Lui. Ecco, e vi propongo per finire una citazione di questo autore, Pierre Teilhard de Chardin, un autore che può avere cose non tanto convincenti, alcune sue affermazioni non mi convincono, però alcune sue intuizioni mi sembrano molto valide e quindi mi sento in dovere di riproporre ciò che ho trovato stimolante e utile anche per, come lo è stato per me, lo può essere per voi. Sebbene all'interno di una visione mistico-teologica che possiede alcuni aspetti non del tutto convincenti, Pierre Teilhard de Chardin ha avuto il merito innegabile di proporre una cristologia di respiro cosmico, rileggendo la progressiva fenomenologia dell'evoluzione cosmica e biologica alla luce dell'incarnazione. Ne offre un esempio il seguente testo, tratto da Il mio universo, l'inno all'universo. Qui prendiamo per sfondo un altro deep field di Hubble. Le prodigiose durate che precedono il primo Natale non sono prive del Cristo, ma penetrate dal suo potente influsso. L'agitazione del suo concepimento smuove le masse cosmiche e dirige le prime correnti della biosfera. La preparazione della sua nascita accelera i processi dell'istinto e lo sboccio del pensiero sulla Terra. Non scandalizziamoci più scioccamente per le interminabili attese imposteci dal Messia. Spaventose ed anonime fatiche dell'uomo primitivo, lunga bellezza dell'Egitto, attesa inquieta di Israele, profumo lentamente distillato dalle mistiche orientali, saggezza 100 volte raffinata dei greci. Nulla meno di tutto quello ci voleva onde sull'albero di Jesse e dell'umanità il fiore potesse aprirsi. Tutte quelle preparazioni erano cosmicamente, biologicamente necessarie perché il Cristo potesse affacciarsi sul palcoscenico umano. E tutto quel lavoro era mosso dal risveglio attivo e creatore della sua anima, in quanto quest'anima umana era eletta per animare l'universo. Quando il Cristo apparve tra le braccia di Maria, egli proprio allora aveva sollevato il mondo. Quindi di fronte a questi scenari non si può solo concludere come Monod e Sagan, ma anche uno potrebbe concludere, e questa è la conclusione che io vi offro, se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché